Più facile la burocrazia per chi ha già un problema molto grave, cioè un bambino che non sta bene, quindi cerchiamo almeno di rendergli questa cosa più semplice. Questa è una bella iniziativa di solidarietà e di civiltà che abbiamo preso insieme con l'INPS, e cioè rilasciamo per i bambini disabili ricoverati al Santo Bono un certificato medico specialistico pediatrico già con i medici del Santo Bono. E questo certificato consente di avviare tutte le decisioni INPS per quanto riguarda contributi di accompagnamento, di solidarietà e quant'altro. Cioè evitiamo di far fare a bambini disabili 2, 3 visite, 4 specialistiche, ed evitiamo alle famiglie di fare un calvario per arrivare ad avere dei contributi statali. È veramente una bella scelta di cui essere francamente orgogliosi. Estenderemo questo metodo di semplificazione anche a pazienti oncologici e pazienti che hanno disagio psichico, perché sono le fasce che richiedono i maggiori contributi da parte dell'INPS. Presidente, lei prima parlava di un corpo a corpo con il governo, con il Ministero della Salute, ma soprattutto con quello dell'Economia sulla questione, diciamo, dei fondi ma anche del personale. Il riassunto è presto fatto, non c'è un euro e non c'è un medico in più per la sanità pubblica nel nostro Paese. Ho visto sui giornali questa mattina che anche il Ministro della Salute dice finalmente che occorrerebbero 4 miliardi di euro per dare il respiro minimo alla sanità pubblica del nostro Paese. Siamo ormai il Paese d'Europa che ha gli stanziamenti più bassi per la sanità pubblica. È una situazione drammatica. A furia di ripetere questa considerazione, ho la sensazione che la gente si abitui anche alle situazioni drammatiche, ma noi rischiamo davvero di non poter tenere aperti i pronto soccorsi nei prossimi mesi. Allora dovremo combattere, e combattere due volte in una regione come la Campania. Perché, come sapete, nonostante il recupero che abbiamo ottenuto lo scorso anno, rimaniamo la regione che ha meno risorse nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale e rimaniamo la regione che ha da 10.000 a 15.000 dipendenti in meno nella sanità pubblica rispetto alla media nazionale, non rispetto alla Germania o alla Francia. Quindi veramente la situazione è pesante. Dovremo combattere, creare un movimento di opinione per svegliare il governo nazionale, che mi pare estremamente distratto rispetto a due grandi servizi di civiltà: sanità pubblica e scuola pubblica. Ci aggiungerei anche trasporto pubblico locale, per il quale non c'è un euro. Come regioni, che cosa pensate di poter fare? Abbiamo presentato come Conferenza delle Regioni un documento economico sulla situazione della sanità. Per quanto riguarda invece l'autonomia differenziata, abbiamo avuto una situazione un po' triste, perché anche altre regioni meridionali, anziché bocciare la bozza Calderoli, hanno espresso un parere positivo sperando nel futuro. Sanno benissimo i miei amici della Calabria, della Basilicata, del Molise, della Sicilia, che se passa quella bozza Calderoli, il Sud è perduto. È perduto. Dovremo combattere anche qui con le unghie e con i denti, perché questa ipotesi sciagurata non vada avanti. Il Presidente Filippo parlava di salario minimo, della necessità di un salario minimo, anche di un reddito minimo di cittadinanza per tutti. Volevo chiedere se è d'accordo e soprattutto se secondo lei questo nuovo PD, insomma, guidato da questa nuova segretaria, può intestarsi queste due battaglie. Un paese civile non può non dare un aiuto alla povera gente, alle famiglie che non ce la fanno, a persone ultra cinquantenni che non possano rientrare nel mercato del lavoro, a chi ha un disabile in casa. L'aiuto pubblico è indispensabile. Per quanto riguarda il salario minimo, è una misura anche utile, ma bisogna stare attenti, perché nel Sud
Abbiamo bisogno, prima che del salario minimo, del lavoro minimo. Salario minimo va per l'80% al centro-nord, dove c'è l'apparato produttivo e l'industria. Quindi cerchiamo di spiegare bene ai nostri concittadini il valore delle proposte. Va bene il salario minimo, è una misura di civiltà, ma dobbiamo sapere che non incide sul sud. Il problema del sud è il lavoro, visto che abbiamo solo il 25-28% di donne che lavorano e visto che abbiamo il livello di disoccupazione giovanile più alto d'Italia. A questi milioni di giovani che non lavorano, il salario minimo serve a poco, serve il lavoro minimo. E quindi abbiamo bisogno di... abbiamo poi anche il salario minimo, ma in primo luogo ci deve essere il lavoro, se no il salario... E in questo senso dobbiamo combattere, perché stanno mettendo in atto come governo una manovra di vera e propria delinquenza politica, cioè stanno bloccando i fondi sviluppo e coesione, 30 miliardi di euro, per spalmarli sul piano nazionale. È incredibile. C'è stata una riunione una settimana fa con le regioni, ha partecipato il ministro Calderoli e il ministro Fitto, il quale Fitto ha detto pari pari, noi vorremmo utilizzare i fondi sviluppo e coesione per integrare alcuni progetti del PNR. Siamo alla follia. Ovviamente su questo apriamo una guerra termonucleare, perché è addirittura anticostituzionale. I fondi sviluppo e coesione sono previsti per legge e vanno erogati per l'80% al sud e il 20% al nord. Ma ormai qui siamo di fronte a violazioni continue di regole elementari. Presidente, si sente tradito da Calderoli. Io ricordo quando è venuto qua il ministro Calderoli, avete parlato, la conferenza finì con pacche sulle spalle e sorrisi, come se tornando a Roma poi la bozza dell'autonomia andasse nella direzione delle richieste poi sue e degli altri governatori meridionali. Si sente tradito? Nella riunione che abbiamo avuto a Napoli, Calderoli aveva accettato alcune proposte della Campania. La prima era quella di definire, prima di partire, i livelli essenziali di prestazione. La seconda richiesta era di affidare la individuazione, la definizione dei livelli essenziali di prestazioni non al governo, ma una commissione terza. Avevamo proposto l'ufficio parlamentare di bilancio della Camera dei Deputati, non può essere il governo a definire i LEP. Terzo, avevamo proposto il blocco del residuo fiscale al nord, quindi l'idea delle regioni del nord è di trattenersi le risorse fiscali maturate al nord. Su questo Calderoli aveva dato una disponibilità. Dopodiché nella bozza Calderoli queste nostre richieste non ci sono e dunque noi l'abbiamo rifiutata e la combatteremo questa bozza. Ovviamente io capisco pure Calderoli, si doveva fare l'elezione in Lombardia, bisognava alzare di nuovo una bandierina e l'hanno alzata. Mi auguro che adesso la smettano e torniamo a fare le persone serie, ma ho la sensazione che continueranno ad andare avanti e quindi dovremo combattere. Presidente, oggi c'è appunto il CDM, è un modo per metterci una pezza, vanno lì alle 3:24 meno un quarto, si riunisce con il sindaco di sinistra, che cosa serve, qual è il messaggio che daranno? Arriva con grande ritardo questa riunione del Consiglio dei Ministri. Il tema è maledettamente complicato, per quello che mi riguarda non si presta a banalizzazioni o a guerre ideologiche, però quello che è successo 12 giorni fa è veramente drammatico ed è inaccettabile. Inaccettabile, non voglio ritornare su alcune cose dette da ministri, ma è inaccettabile. Mi auguro che l'onorevole Meloni dica parole di grande onestà intellettuale, dica innanzitutto che quello che ha raccontato per anni, che il problema dei migranti si risolveva con il blocco navale, o no, lo ha detto fino a 6 mesi fa, non fino a 60 anni fa, che quella era un'idea totalmente demagogica e irrealizzabile. E mi auguro che adesso, siccome si è presentata anche in campagna elettorale, mi ricordo, io sono Giorgia, io sono una mamma, io sono cattolica. Bene,
Mi auguro che lo spirito cristiano sia fatto valere anche quando ci sono decine di bambini che muoiono in mare. Allora, bisogna sicuramente parlare con l'Europa, bisogna essere uniti, mi auguro, come paese nei confronti dell'Europa, ma bisogna che ci sia un'impostazione completamente diversa. Parlavamo con il presidente dell'INPS. Abbiamo bisogno di avere personale nelle aziende del nord, ci sono aziende che rischiano di chiudere, abbiamo tutto il comparto dell'agricoltura che non ha più il personale per raccogliere la frutta. Allora ci servono i migranti, ovviamente, in un contesto di ordine e di legislazione corretta. Stamattina il primo ministro francese ha detto si rivedrà il trattato di Dublino, ma l'Italia deve fare di più. Io sono un nazionalista, diciamo, incallito, quindi difendiamo l'Italia, poi nel nostro paese ci diciamo le cose che dobbiamo fare di più, che dobbiamo fare di più. Ho molta simpatia per i francesi, ma ai fatti nostri pensiamo in Italia.